Siamo arrivati a questo punto. Attentare alla vita al tanto scomodo e ineluttabile nostro capitano Matteo Salvini. Ma l'elettorato sovranista non teme le minacce straniere, non ha paura, perché sa benissimo che il capitano non si piegherà nemmeno di fronte ad un missile aria-aria. Lui non teme i neonazisti ucraini che vogliono attentare alla sua vita. E tantomeno questi neonazisti che sono stati trovati a Gallerate, e sono italiani, c'è uno svizzero, vabbè, uno di loro è un ex deputato di Forza Nuova, ma questi sono piccoli dettagli poco importanti. È stato lui a segnalare. A detta sua, dato che riceve spesso minacce da parte di sovversivi filonazisti ucraini, anche questa volta si è sentito minacciato, quindi è partito tutto da lui. Grazie Matteo. E invece no, non ci sta alcun tipo di nesso con neonazionalisti ucraini e addirittura non sono mai state confermate alcun tipo di minacce nei confronti di Matteo Salvini da parte di questi ultimi. Nessun riscontro sull'ipotesi attentato. Parole della stessa Dingos di Torino. Ah, che figura di merda! Però il nostro capitano si sente minacciato, ma allo stesso tempo si sente orgoglioso per aver aiutato le forze dell'ordine. È assurda tutta questa vicenda, non trovate? Devo ammettere che c'è della genialità in tutto questo, da parte dello staff di Salvini, ovviamente, nel riuscire a manipolare a piacimento la notizia. Analizziamo questo tweet di Salvini. Le indagini seguite alla denuncia di un potenziale attentato da parte di stranieri contro di me hanno portato alla scoperta di un arsenale di armi e a degli arresti di neonazisti. Grazie alle forze dell'ordine, io vado avanti senza paura. La maggior parte delle persone, che magari sono anche detrattori di Salvini, hanno frainteso le sue parole. Hanno subito pensato che Salvini volesse dire che le armi trovate a Gallerate fossero destinate a lui per un probabile attentato. Sto spezzando una lancia a suo favore, attenzione. Wow! Comunque era prevedibile questa reazione, eppure queste parole sono state dette lo stesso. Però rimane il fatto che non è mai stato confermato nessun riscontro di un'ipotesi di attentato. Quindi alla base questo tweet è fallaceo. Oltre a essere recepito male da parte dei detrattori di Salvini, questo tweet è recepito malissimo da parte dei sostenitori di Salvini, perché moltissimi del suo elettorato hanno pensato veramente che volessero attentare la sua vita. Non c'è nessun riscontro, signori, non è mai stato confermato. Lo conferma perfino la Digos, le forze dell'ordine che tanto Salvini porta alla gloria. Poi chiude questo tweet alla grande: io vado avanti senza paura. Conferma indirettamente che lui si sente minacciato, che lui si sente attaccato, che lui si sente perennemente sotto assedio. Ma lui va avanti senza paura. Capite la furbizia in tutto questo? E ho letto anche dei tweet divertenti che mi hanno fatto ridere. Da quel che so io, l'attentato è saltato perché avevano il missile puntato verso il Viminale. Ma lei non c'era mai e quelli si sono scocciati. E ovviamente sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà. Matteo, siamo con te. Noi siamo il tuo scudo umano e robe così. Signori, no, non avete capito un cazzo. Eppure questo tweet cade a fagiolo proprio nel periodo in cui si parla moltissimo di Salvini e dei suoi presunti rapporti con la Russia, finanziamenti per la campagna elettorale delle europee, cose da poco, diciamo. Se ne parla? Sì, abbastanza, credo. La stessa opposizione in questi giorni si è fatta sentire. Ehi, siamo quelli del PD, non siamo morti, stiamo facendo opposizione. Bravi. Immaginati tutto questo fosse successo tipo 10 anni fa con Berlusconi. I 5 Stelle si sarebbero fatti incatenare davanti al Parlamento, ma adesso sono leggermente quieti. Che fine avete fatto? Vi siete spenti? Vi siete mosci? Mi mancate? No, non è vero. Avreste detto di tutto oppure avreste fatto di tutto per farvi sentire? Di Maio è indignato, ma neanche così tanto. Stiamo parlando della Russia, di Putin. È un personaggio che non è mai stato del tutto così antipatico ai 5 Stelle. Anzi, basti vedere la diapositiva con il nostro bimbo Gigi, guardatelo insieme al Putin.
com'è contento, guardatelo come sorride. Però ragazzi, Putin, finanziamenti russi, investire sui sovranisti europei, ma sono cazzate queste, lo volete capire sì o no? Concentratevi sul fatto che il nostro viceministro rischia la vita a causa di ultra nazisti ucraini, guerra in Crimea. Sto facendo una confusione totale, che sta succedendo? Però se ci penso un attimo ragazzi, tirare fuori i sovversivi neonazisti ucraini nello stesso periodo in cui si parla di finanziamenti illeciti da parte della Russia alla Lega, non è un po' darsi la zappa sui piedi? No, eh? Adoro questo modo carino da parte di Salvini di distogliere l'attenzione degli italiani su questioni spinose, parlando di altre cose e tirando fuori anche quel leggero vittimismo. Un po' come si faceva a scuola quando eravamo piccoli. Succedeva che chiamavano a casa: signora, suo figlio ha buttato una sedia dalla finestra. Nel tragitto di rientro fino a casa cercavi di studiarti ogni modo per riuscire ad alleviare quella che era l'incazzatura di tua madre. E allora arrivi a casa e dici: mamma, ho appena incontrato un tizio che mi stava per investire con la sua macchina. È una sorta di autodifesa. Speri che in quel momento tua madre si concentri su quella cosa lì, che stavi per essere investito da un tizio, invece no! Lei ti fa un culo così. Però gli italiani non sono come tua madre, che sembra quasi un insulto, ma avete capito un nesso. Mi piace anche quelle che sono le reazioni di Salvini quando tirano fuori la questione della Russia e i finanziamenti. Signor Vice Ministro, volevamo una chiarezza per quanto riguarda la questione finanziamenti da parte della Russia. Vedo che voi sinistroidi, radical chic, vi preoccupate sempre di cosa fa il ministro Salvini. E cosa volete che faccia il ministro Salvini? Penso al bene degli italiani. Io la mattina mi sveglio, oltre a pregare la Madonnina, penso a come far arrivare a fine mese l'italiano, a cercare di non farlo morire di fame. Voi di sinistra ci avete mai pensato? Avete avuto 5 anni per pensarci, non ci avete mai pensato? Ci devo pensare io. Io che sono il ministro degli interni devo pensare al bene degli italiani, delle famiglie italiane, della cristianità italiana, della cattolicità italiana, del fatto che i bambini a settembre dovranno andare a scuola. Io penso prevalentemente ai figli degli italiani che quando rientrano dalle vacanze estive vanno a scuola e vedono che la maggior parte dei loro compagni hanno un colore scuro. E non è dovuto sicuramente alla abbronzatura estiva, ma soprattutto io non voglio vedermi più bambini che tornano a casa piangendo e dicono perché non ci sta più il nostro Gesù Cristo appeso al muro. E questa cosa è una cosa brutta. Io vorrei che le famiglie cattoliche italiane siano sicure e che i loro figli si svegliano la mattina e vadano a scuola e facciano la loro preghierina davanti al crocifisso, non che venga tolto subito. Quindi questo mi preoccupo. Mica penso a tutti gli investimenti, siete voi della sinistra che ci pensate a queste cose qua. Io penso al bene degli italiani. A parte l'orribile imitazione, che ammetto che mi sono divertito a farla, si cerca sempre un pochino di deviare certi discorsi. Infatti, se andiamo sulla pagina di Salvini e riprendiamo quelli che sono i post delle ultime 24 ore, noterete subito che non accenna minimamente alla questione Russia, finanziamenti e bla bla bla. Pazzesco, fai girare, si parla sempre della Sea-Watch, si parla della questione di Reggio Emilia, vergognosa, assolutamente, degli amici a quattro zampe, di Salvini che all'improvviso è diventato animalista, e poi una diretta dal gattile del cimitero monumentale del Verano. Lui che continua a vantarsi dei vari arresti di Camorra e 'Ndrangheta e così via. Complimenti, vice ministro. Ci fai scassare da ridere, veramente. Io questa volta mi sono divertito. C'è ancora gente che ci casca a ste stronzate. E voi dei 5 Stelle, perché non cogliete la palla al balzo? È il momento giusto, volete fare opposizione, volete stare ancora in governo? Fatecelo capire. Io personalmente, che non vi ho votato, mi sento disorientato. Immaginatevi quelli che vi hanno votato. Ah, godetevi questa vignetta. Allora, grazie mille per la vostra attenzione. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente mettete mi piace qua sotto. Andateci piano con gli insulti, sono una persona molto fragile, non è vero? Non me ne frega un cazzo. Noi ci vediamo la prossima volta. Accendete la campanella, fate tutte le cose che si fanno qua su YouTube. Ultimamente io vedo solo disiscritti, ma questo è normale. Alla prossima, un bacione. Io penso al fatto che i figli degli italiani quando rientrano dalle vacanze si ritrovano a scuola la maggior parte dei loro compagni di colore su.